Perché lo Europe Direct Roma Innovazione ha organizzato nell'ambito di un ciclo che abbiamo dedicato alle politiche e ai finanziamenti europei, in attesa che tutti i partecipanti entrino nella piattaforma, prendo solo 2 minuti per ricordarvi che potete utilizzare la chat pubblica per formulare dei quesiti ai nostri due relatori che a breve vi presenterò. Vi ricordo anche che il webinar sarà registrato e la registrazione e tutti i materiali utili verranno resi disponibili domani nella stessa pagina dell'evento. Mi auguro che ci sentiate bene, che non ci siano problemi di tecnici, problemi di audio. Questo webinar, come sapete, affronta un tema che sta particolarmente a cuore, a tutti i cittadini europei. Parliamo di politiche di coesione, quindi specificamente dei fondi SIE. Nell'attuale programmazione noi attualmente ci troviamo quasi a metà percorso della nuova programmazione, quindi con il collega Luigi Palano, il collega di Europe Direct Roma Innovazione, e con il dottor Lasco, che è dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale e specificamente dell'ufficio di accompagnamento e sostegno alle programmazioni per la Regione Sicilia, Regione Veneto, Emilia Romagna, le province di Trento e Bolzano, che ringraziamo per il supporto, per la disponibilità a partecipare a questo webinar, approfondiranno appunto questo tema della politica di coesione, che, come dicevo prima, tra tutte le politiche settoriali dell'Unione Europea, certamente probabilmente è quella che sta più a cuore ai cittadini e forse di più immediata percezione, dati gli obiettivi che persegue di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, del suo contributo all'attuazione, alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, quindi per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Dicevamo che questo webinar è il quinto appuntamento di questo ciclo. Abbiamo parlato in precedenza del bilancio UE con una prospettiva post 2020, abbiamo parlato delle fonti di informazione, della cooperazione territoriale, che è l'altro obiettivo della politica di coesione. La settimana scorsa un webinar è stato dedicato al tema del pilastro europeo dei diritti sociali, e quindi i prossimi appuntamenti che vi segnaliamo sono un webinar dedicato ai finanziamenti diretti e il webinar sull'assistenza esterna. Entrambi sono in programmazione, probabilmente avranno luogo a fine luglio, ma ve ne daremo prontamente comunicazione appena saranno confermate le date. Rapidamente, per quelli che fossero utenti nuovi, che quindi ancora non conoscessero le attività e i canali attraverso cui lo Europe Direct Roma Innovazione divulga le informazioni europee, cerca di avvicinare quanto più possibile i cittadini all'Unione e alle sue politiche, vorrei appunto rapidamente presentare i canali attraverso cui facciamo questa attività divulgativa e informativa. Abbiamo uno sportello informativo, siamo raggiungibili attraverso un contact center, organizziamo attività sia online come questo ciclo di webinar che in presenza, con delle giornate informative di approfondimento di alcuni temi specifici, e poi abbiamo le pagine web dedicate a programmi comunitari e europa.formez.it, in cui si trovate tutta una serie di informazioni e di segnalazioni su appunto tema Europa, le politiche e i finanziamenti. Vado brevemente perché non vorrei rubare troppo tempo ai relatori che entreranno nel merito di questo tema, che per l'appunto è particolarmente importante, soprattutto per il rilievo finanziario. Ricordiamo che la politica di coesione assorbe gran parte del bilancio dell'Unione Europea, quindi io vado velocemente sulle nostre attività, ricordandovi che sui nostri siti sono disponibili anche una serie di guide utili per coloro che volessero approfondire alcune tematiche. Per il 2000 le vedete qui disponibili. L'elenco delle guide utili. Per il 2018 stiamo preparando una guida sulle opportunità di finanziamento nel settore della salute. Non sottraggo altro tempo a questo tema, io passerei la parola quindi al collega Luigi Palano, che ci introdurrà il tema dei fondi SIE in questo periodo di programmazione. A te Luigi, grazie. Grazie Raffaella, buongiorno a tutti. Come diceva la collega,
La finalità di questi nostri webinar sono di carattere meramente informativo, per cui la platea alla quale ci rivolgiamo è sia di semplici cittadini che magari fanno un po' di confusione nel comprendere quali stiano accumulando i fondi europei del comune sentire, no? Questo nome, i finanziamenti comunitari, anche per fare un po' di chiarezza su cosa sono i fondi a finanziamenti a gestione diretta e a gestione indiretta. Noi oggi parliamo di fondi SIE. I fondi SIE sono dei fondi a gestione indiretta. Indiretta perché? Perché sono erogati dalla Commissione europea, ma sono gestiti dalle autorità nazionali, a differenza dei fondi a gestione diretta, per parlarci per i temi che sono Erasmus, LIFE, COSME, Horizon 2020, ecco, quelli sono finanziamenti a gestione diretta. Gestiti direttamente dalla Commissione europea. Quelle di gestione indiretta sono negoziati, approvati dalle amministrazioni nazionali, dei singoli Stati membri, la Commissione stanzia le risorse finanziarie. Gli Stati membri e le regioni gestiscono i programmi, li attuano attraverso operazioni di selezione e di valutazione. Il rapporto con il beneficiario non è diretto, ma è mediato dalle autorità nazionali e regionali programmano gli interventi, emanano i bandi, gestiscono le risorse. La Commissione europea in questo caso viene coinvolta nella fase di monitoraggio, si impegna ad impagare le spese approvate e effettua le verifiche attraverso il proprio sistema di controllo. I fondi strutturali di investimento europei, i fondi SIE, sono dei fondi a gestione indiretta. I due obiettivi generali sono il primario, innanzitutto sostenere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, la cosiddetta politica di coesione o politica regionale. A livello generale, per questo ciclo di programmazione, conseguono gli obiettivi della strategia Europa 2020, vedremo più avanti, per generare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per capire quanto cubano i fondi SIE, l'80% del finanziamento dell'Unione sono erogati attraverso questi fondi. Dicevamo, sostegno alla politica di coesione. L'obiettivo della politica di coesione o regionale è ridurre le disparità economiche e sociali dell'Unione, fra le varie regioni dell'Unione. In questo periodo di programmazione, 351 miliardi di euro sono stanziati per tale politica, è circa un terzo del bilancio complessivo dell'Unione. A livello generale la politica di coesione sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività fra le imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita. Questa slide della Commissione europea racconta un po' la storia delle politiche di coesione e delle risorse. Come vedete, sono delle tappe che vanno disegnandosi nel tempo. Chiudiamo con 2014-2020, ma a breve il calendario della politica di coesione, le date importanti cominciano a essere tracciate anche in continuità con le politiche che nascono nel 1957, già nel Trattato di Roma, il Trattato istitutivo della CE. Vi è una prima differenziazione da parte dell'Europa delle differenze fra regioni, tra le varie regioni. Nel 1958 è stato istituito il Fondo Sociale Europeo, nel 1975 il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e via dicendo. Le tappe fondamentali nell'86, infatti quest'anno dell'88 sono 30 anni che la politica di coesione ha una propria struttura e un proprio bilancio all'interno dei documenti comunitari. Nell'86 si definisce il vero fondamento giuridico della politica di coesione. Nell'atto unico europeo l'Unione Europea prende atto che l'Europa è caratterizzata da differenze regionali, quindi vi è la consapevolezza di dover prendere, diciamo, dei provvedimenti volti a livellare le differenze regionali. Niente, il calendario è quello che vedete, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, giorno d'oggi con una nuova programmazione, con un bilancio di 351 miliardi di euro che vengono utilizzati attraverso il raggiungimento di 11 obiettivi tematici che vedremo più avanti.
L'altro grosso sostegno dei fondi SIE sono quelli generali alla strategia Europa 2020. Ogni ciclo di programmazione ha una sua strategia. Quello precedente aveva la strategia di Lisbona, con tutti i suoi limiti. Sappiamo che, insomma, la strategia di Lisbona ha fallito, diciamolo chiaramente, per cui aveva degli obiettivi molto, molto alti che non sono stati rispettati. Per cui per questo ciclo di programmazione, per il decennio 2010-2020, la Commissione si è data dei nuovi obiettivi delineati dalla strategia Europa 2020, che mirano ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Questi sono i tre pilastri, diciamo. Gli obiettivi che si affinano a questi, che si allineano a questi tre macro obiettivi sono cinque fondamentalmente. L'Unione punta al raggiungimento del 75% delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni deve avere un lavoro. Il 3% del PIL dell'Unione deve essere investito in ricerca e sviluppo. I traguardi ambientali, cosiddetti 20-20 in materia di clima e energia devono essere raggiunti. Sinteticamente i traguardi 20-20-20 consistono nel ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, portare al 20% il risparmio energetico. Altro obiettivo è il tasso di abbandono scolastico, che deve essere ridotto, e ridurre anche il numero di persone a rischio di povertà e di emarginazione. Tutti questi obiettivi, ci si propone di realizzarli attorno a delle iniziative faro. Come vedete, sulla destra vedete, abbiamo indicato in questo caso la crescita intelligente. La crescita intelligente come pensa di raggiungere? Attraverso tre iniziative faro: l'Unione dell'Innovazione, la gioventù del movimento e un'agenda europea del digitale. Ecco, su questi tre macro pilastri l'Unione punta a mettere in campo azioni finalizzate a stimolare la crescita intelligente dell'Unione, così come la crescita sostenibile attiene alle iniziative faro che fanno riferimento a un'Europa più efficiente dal punto di vista delle risorse. Una politica industriale per l'era della globalizzazione e infine la crescita inclusiva. Guarda un po' gli aspetti sociali che fanno riferimento a un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, modernizzare il mercato del lavoro fondamentalmente, agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, così come la piattaforma europea contro la povertà, gestire la coesione sociale e territoriale dell'Unione attraverso, diciamo, interventi che mirano a tutelare gruppi target abbastanza vulnerabili, vittime di povertà e di esclusione sociale. I cinque fondi SIE. In questa slide ho cercato di fare un po' di chiarezza. I cinque fondi SIE sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, il Fondo Sociale Europeo, l'FSE, il Fondo di Coesione, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Agricolo e Sviluppo Rurale, il Fondo Europeo per gli Affari Regionali e Marittimi. I primi due sono quelli propriamente storicamente detti fondi strutturali, che poi abbiamo il fondo di coesione, che come vedremo non riguarda l'Italia perché riguarda i paesi che hanno un PIL inferiore al 90% della media comunitaria. Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Regionale e quello per gli affari marittimi e per la pesca sono dei fondi dedicati e tematici dedicati appunto alle esigenze delle regioni rurali e marittime. Ecco, questo è un po' il quadro, giusto? Quando parliamo di fondi SIE parliamo di questa roba. I fondi proprio specifici dell'Unione per la politica regionale sono tradizionalmente il Fondo Sociale Europeo e il Fondo di Coesione. Per darvi un'idea dell'ammontare complessivo delle risorse, sono dati tratti da SIE di Open Coesione, sono dati sia da fondi prettamente comunitari, fondi SIE, con queste suddivisioni che vedete a sinistra, e altri sono fondi nazionali e anche europei comunque, dal fondo per gli indigenti, i fondi della cooperazione territoriale, i programmi complementari della PAC, il Fondo di Sviluppo e Coesione. Quindi il totale di questi fondi, fra fondi SIE e altre risorse, sono 121 milioni di euro. Allora,
In questa tabella vedete appunto quello che vi ho detto prima, analizzato per tipologia per destinazione di risorse, per ambito geografico di riferimento. Sul lato sinistro vedete le risorse UE, le risorse nazionali di cofinanziamento, sul lato destro, il totale è 521 mila euro, che vi ho appena citato. Gli ambiti di intervento dei fondi SIE sono il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Agricolo. Ecco, vi ho indicato sostanzialmente quello che vi ho detto poc'anzi, la specificità dei vari fondi. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale promuove il sostegno e lo sviluppo dell'adeguamento strutturale delle economie regionali e il fondo di fatto finanzia infrastrutture fisiche. Il Fondo Sociale Europeo invece cofinanzia attività di natura immateriale, i classici corsi di formazione finanziati o piuttosto che interventi per l'inclusione sociale, contro la povertà, immigrazione, ecco, il fondo che vada sugli effetti sociali. Analogamente al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Regionale finanzia interventi in aree rurali, quello per la pesca appunto in area marittima. Sembra banale ripeterlo. Le modalità di intervento dei fondi. Il regolamento generale dei fondi 1303 del 2013 stabilisce che i fondi intervengono attraverso programmi pluriennali a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali per realizzare la strategia dell'Unione, in coerenza con le missioni specifiche di ciascun fondo, conformemente ai rispettivi obiettivi compresi alla coesione economica e sociale e territoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'attuazione viene, lo vedremo anche più avanti, attraverso dei programmi, a completamento di azioni nazionali. Perché? Perché uno dei principi fondamentali, che vedremo anche più avanti, il principio della sussidiarietà è un principio attraverso il quale l'Unione finanzia interventi a patto che si tratti di interventi già previsti nelle singole programmazioni nazionali. Ecco. E quindi è un'azione di supporto e di sostegno di finanziamento complementare a quello che già fa uno Stato membro. Poi ogni specifico fondo ha le sue specificità, quindi coerentemente con le specificità di ogni fondo. La sussidiarietà è questo che vi dicevo prima, l'UE interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione previste non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere meglio realizzati a livello di Unione Europea. Natura e destinazione delle risorse. Sentiamo parlare di fondi, finanziamenti, ma ci siamo mai chiesti da dove provengono le risorse stanziate dall'Unione? Ecco, siamo in un periodo caldo, perché adesso si sta discutendo su come recuperare le risorse per la prossima programmazione, per me 2021-2027, ma questa è una storia che si ripete, quindi all'inizio di ogni ciclo di programmazione tutti gli Stati membri decidono qual è l'importo massimo che bisogna stanziare per costruire un bilancio dell'Unione per il settennato di riferimento. È la cosiddetta decisione sulle risorse proprie. In questi negoziati, molto, molto caldi anche dal punto di vista, diciamo, negoziale fra i vari Stati membri, gli Stati membri decidono di assicurare un determinato livello di entrate al bilancio europeo nell'arco del periodo di programmazione e trasformare queste risorse e risorse proprie comuni dell'Unione. La tipologia di risorse stanziate dagli Stati membri sono essenzialmente basate sul reddito nazionale lordo. Ogni Stato membro trasferisce al bilancio una certa percentuale della propria ricchezza, questa è la principale fonte di entrata del bilancio dell'Unione. Imposte sull'IVA, generalmente una quota del 3% di ogni Stato membro dell'IVA va ad alimentare il bilancio dell'Unione. Risorse tradizionali sui dazi doganali, sulle importazioni provenienti da paesi extra Unione Europea, prelievi sullo zucchero. Gli Stati membri trattengono una percentuale fissa degli importi a titolo di spese e di riscossione. Altre fonti sono, diciamo, non così. Sono importanti, ma contribuiscono alla formazione del bilancio, sono le trattenute sulle retribuzioni del personale dell'Unione, interessi bancari, contributi di paesi extraeuropei a programmi ai quali magari non avrebbero diritto, tra virgolette, non essendo paesi comunitari a partecipare, però nel partecipare hanno dei contributi da parte dei paesi extraeuropei.
Saldo netto italiano. Il saldo netto non è altro che la differenza fra quanto ogni Stato dà e quanto riceve. Questi sono gli ultimi dati disponibili da fonte del Parlamento europeo, dati del 2013. Come vedete, noi siamo un paese dal saldo negativo, nel senso che riceviamo meno di quanto versiamo. Non è un'anomalia così grossa se pensiamo che altri paesi, l'Inghilterra è il caso esemplare, il paese che dava maggior contributo alle entrate dell'Unione, ne riceveva poche, forse era uno dei motivi per i quali hanno deciso di abbandonarci, insomma, in qualche modo, ed è anche evidente dalla voce che vedete. E la terza voce, il rimborso britannico, in fase negoziale l'Inghilterra ha sempre recriminato il fatto di dare tanto e ricevere poco, per cui si è concordato che, che ci fosse da parte degli Stati membri un contributo che andasse a rimborsare l'Inghilterra di questo mancato rientro di risorse che di fatto aveva versato. Per cui le risorse proprie italiane, le risorse basate sul PIL, il rimborso britannico e altre voci ammontano a fanno sì che ci sia un bilancio contributivo, un apporto al bilancio di 13 miliardi di euro, mentre ne riceviamo 11. Le varie voci di spesa sono queste. Pensiamo che la Polonia è il paese che riceve più a fronte di un contributo non particolarmente significativo, è il paese che riceve più risorse, perché il criterio è favorire i paesi che hanno un ritardo di sviluppo regionale maggiore, PIL e altri indicatori, e il blocco dei paesi dell'Est. Che si è aggregato come ultime adesioni è un blocco di paesi con delle colonie deboli, per cui sono i paesi che hanno un maggior numero di risorse e versano il minor numero di risorse nel bilancio proprio, nel bilancio comunitario. Beh, questo sono i settori di spesa dell'anno 2016, come l'Italia spende i suoi soldi, non vi annoio leggendovi, poi le slide sono a vostra disposizione. Il bilancio è diverso dai bilanci nazionali, invece comunitario, non è mai in disavanzo, per cui non produce debito pubblico per intenderci, perché spende soltanto quello che è impegnato. Ho 100, spendo 100, non c'è rischio di spendere di più. Finanzia azioni che gli Stati membri possono finanziare più efficacemente insieme, piuttosto che in maniera singola. Finanzia progetti che altrimenti non vedrebbero la luce, quindi grazie a questo supporto, in alcuni paesi particolarmente poveri, tra virgolette, è possibile costruire delle autostrade che altrimenti non potrebbero essere costruite. Quindi tutto questo accordo, diciamo, su come stanziare risorse, che fonti utilizzare, chi dà cosa, come facciamo per, sono stabiliti in un documento che si chiama quadro finanziario pluriennale. Il quadro finanziario pluriennale appunto definisce le risorse da stanziare nel settennato e viene rivisto annualmente in base al reddito nazionale lordo fotografato in maniera annuale per ogni singolo Stato, quindi ci sono degli aggiustamenti annuali. Il percorso di costruzione, pianificazione e modernizzazione di questa programmazione. Ecco, anche questa è una storia che si ripete ogni ciclo di programmazione. Io qui ho sintetizzato alcune fasi che mi sembravano interessanti, anche per farvi avere un po' di chiarezza col gergo che sentite leggere sui giornali piuttosto che sul telegiornale. Allora, la storia della programmazione è partita nel 2009, ma anche prima, direi. Diciamo, volendo tracciare però dei documenti che comunque definiscano un poco il processo che ha portato alla storia della programmazione, si parte appunto da vari rapporti. Il rapporto Barca, il nostro economista, ex ministro della coesione territoriale, è uno dei massimi esponenti da chi come me proviene dallo sviluppo locale, per noi è un guru, Fabrizio Barca, è a commissione della ex commissaria europea per politiche regionali, Danuta Hübner, fece nel 99 questo bellissimo documento in cui forniva degli spunti su come dovesse svolgere, attuarsi la programmazione comunitaria per gli anni successivi.
A questo poi si aggiungono il forum sulla questione territoriale, per i rispettivi gruppi di lavoro, strategia Europa 2020 disegnata dalla Commissione, insomma, tutta questa roba tritata insieme ha fatto sì che venisse partorita questa nuova programmazione, caratterizzata da un quadro finanziario pluriennale, come abbiamo visto, da un quadro strategico comune, che vedremo più avanti, e da regolamenti, gli attuali regolamenti sui fondi SIE. Poi c'è stato un position paper della Commissione destinato all'Italia, attraverso il quale la Commissione diceva, ha comunicato all'Italia, guarda che per fare questo non sei attrezzato, vedi che devi rettificare alcune cose. Ecco, indicazioni che hanno portato alla stesura del documento, diciamo, principale, l'accordo di partenariato. Ogni ciclo di programmazione ha un documento nazionale di riferimento. Come poteva essere il QSN, perché la programmazione in questa fase si è potuto, la Commissione ha spinto sulla pro l'accordo, rende bene il senso di questo documento. È un impegno attraverso il quale Stati membri e Commissione si impegnano a utilizzare un uso corretto ed efficiente delle risorse comunitarie in maniera che non siano i classici soldi sprecati, ma vengano ottimizzati in modalità di spesa coerente alle esigenze dei singoli territori. L'accordo di partenariato è stato, diciamo, redatto sulla base dei PNR Italia, raccomandazioni dell'Unione, i programmi nazionali di riforma, vedremo anche più avanti cosa sono, e raccomandazioni che l'Unione faceva di volta in volta, fa puntualmente ogni anno agli Stati membri. È un documento molto importante, documento metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari, un documento redatto dal Ministero della Coesione Territoriale, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero del Lavoro. Ecco, sono tre ministeri che governano di fatto tutte le risorse dei fondi SIE, in cui vengono indicate le modalità attraverso le quali l'Italia si impegna ad utilizzare in maniera efficiente le risorse che le vengono assegnate. Così a cascata poi sono stati generati e redatti dalle amministrazioni regionali e nazionali i programmi operativi nazionali che vedremo più avanti. Altro documento importante sono i piani di rafforzamento amministrativo, i PRA, che vedremo più avanti, sono una novità in Europa. L'Italia è stata la prima ad utilizzarli e sono un po' scaturiti dalla necessità di rispettare un po' quelle che erano le indicazioni dell'Unione Europea, che ravvisava della debolezza dei sistemi di gestione dei fondi europei, nell'autorità di gestione, chi doveva gestire i singoli fondi, e puntava sul potenziamento delle competenze del personale nella gestione dei fondi, rafforzamento amministrativo appunto. Le amministrazioni titolari di programmi operativi hanno redatto questi documenti. Ogni amministrazione ha redatto il proprio piano di rafforzamento amministrativo per il proprio personale. I programmi nazionali di riforma l'ho citato prima, non mi voglio dilungare tantissimo, ve li cito, magari poi ve li leggete le slide, insomma. Sono redatti ogni anno, entro il mese di aprile, e forniscono all'Unione Europea lo stato di attuazione delle riforme in atto nei singoli Stati membri, e in base a queste indicazioni poi l'Unione Europea dà delle raccomandazioni che alla luce dei PNR dovrebbero essere, diciamo, prese in considerazione dagli Stati membri a fine di ottimizzare gli interventi dei fondi SIE. Vado avanti molto velocemente. I fondi strutturali, vabbè, qua c'è ormai un superato parallelo con la programmazione 2007-2013. L'obiettivo di fatto è unico, a parte l'obiettivo cooperazione territoriale europea, che rimane comunque identico alla precedente programmazione, regolamentato con un regolamento specifico. L'obiettivo per tutte le regioni è investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tutte le regioni sono finanziate da FSE e FSE, a differenza, diciamo, della vecchia programmazione con i tre obiettivi convergenza, competitività, phasing in, phasing out. Attualmente la differenza è relativa soltanto all'ammontare delle risorse che vengono destinate. L'obiettivo è sempre quello, per cui la differenza la fanno la ricchezza o la povertà delle regioni in termini di destinazione di risorse. Il quadro strategico comune fornisce delle linee guida agli Stati membri al fine di
trarre il massimo beneficio dalle opportunità offerte dai fondi e dalle altre politiche strumenti dell'Unione e rendere più semplice il coordinamento e la complementare degli interventi supportati dai fondi. C'è una sorta di esortazione, diciamo, a garantire da parte degli Stati membri una cooperazione fra le varie autorità responsabili di ciascun fondo, per cui la raccomandazione di utilizzare, di attivare sinergie e di non lavorare a camere stagne rappresenta un invito presente anche nelle vecchie programmazioni, ma in questa è molto più forte. Per cui ragionare più in un'ottica di sistema di finanziamenti di fondi SIE e di interventi finanziati di volta in volta con l'FSE piuttosto che con FES, però con una logica nazionale, regionale di coerenza, ma non solo tra i fondi SIE, anche tra i programmi a gestione diretta. Ecco, questo è quello che le dicevo, sono finalizzati, sono degli orientamenti strategici finalizzati a conseguire un approccio di sviluppo integrato. In linea con le 7 iniziative faro che vi ho fatto vedere nella slide precedente, e in linea con gli obiettivi strategici della strategia Europa 2020. Qua c'è il dettaglio di cosa stabilisce il quadro strategico comunitario, meccanismi per garantire il contributo dei fondi alla crescita. Vabbè, di fatto sono le cose che vi ho detto, un poco più esplose per obiettivi, per cui vi lascio questa slide, avete modo di leggerla. Rivedere un po' i concetti che ho poc'anzi esposto. L'accordo di partenariato è il documento principe. L'accordo di partenariato è il documento attraverso il quale ciascuno Stato membro definisce i propri bisogni, fabbisogni di obiettivi di sviluppo, gli obiettivi tematici della programmazione, le strategie e le azioni da realizzare tramite l'impiego dei fondi. Attraverso l'accordo di partenariato vengono definiti gli impegni fra i vari partner a livello nazionale, regionale e la Commissione. È collegato con la strategia Europa 2020 e con i programmi nazionali di riforma. Definisce un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto da tutti i fondi del quadro strategico comunitario. Prevede l'impegno di riferire annualmente sui progressi conseguiti attraverso delle relazioni annuali. Qui ogni Stato membro relaziona sullo stato d'attuazione della propria programmazione al fine anche di dare conto di come vengono utilizzati i fondi. In sintesi, l'accordo di partenariato prevede le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione, un approccio integrato allo sviluppo sostenibile e territoriale anche. Un approccio integrato volto a rispondere a bisogni specifici per le varie aree geografiche particolarmente colpite da povertà o da gruppi target particolari, le modalità per garantire un'esecuzione efficace dei programmi e le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei fondi nel quadro strategico comunitario. I programmi della cooperazione territoriale europea non fanno parte dell'accordo di partenariato, però sono regolamentati con regolamenti specifici e comunque vengono citati. Nel senso, in quell'ottica di coerenza, di sinergia che vi dicevo prima, per cui devono sicuramente andare essere attuati in coerenza con quanto previsto per i fondi SIE dell'accordo di partenariato. Il documento che vi citavo prima, metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi dell'Unione. Allora, le principali modalità di attuazione delle politiche descritte nell'accordo di partenariato, sono fondamentalmente tre documenti principe, diciamo, che hanno dettato, diciamo, la costruzione e l'articolazione dell'accordo. Il regolamento generale sui fondi, ovviamente, il documento metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi e il position paper dell'Italia da parte della Commissione europea. Vi cito il documento metodi e obiettivi perché ha innovato in maniera particolare, suggerisce e comunque è diventato ormai l'Italia ha fatto proprio queste metodologie di lavoro, introduce 7 innovazioni di metodo. Allora, nell'accordo di partenariato viene specificato, viene recepito chiaramente queste innovazioni che vengono descritte, che sono i risultati attesi. Bisogna definire chiaramente gli obiettivi definiti sotto forma di risultati attesi sulla qualità della vita delle persone o delle opportunità delle imprese. Azioni. Programmi operativi contenenti azioni puntuali e non generiche,
tempi previsti, proiezione, tempi certi per l'attuazione, apertura, trasparenza e apertura delle informazioni, da qui casca tutta la questione sui dati aperti che danno conto ai cittadini in materia di accountability degli interventi, partenariato mobilitato, quindi coinvolgimento attivo del partenariato, valutazione di impatto dell'effetto delle azioni e forte presidio nazionale. Le tre opzioni strategiche invece che vanno a impattare su come attivare e sviluppare gli interventi sono mezzogiorno, città e aree interne. Ecco, le autorità urbane non lo spiegheremo oggi, però la nuova programmazione punta molto sulle città e sulle aree interne, c'è cioè una strategia nazionale per le aree interne. Il documento propone delle ipotesi di metodo e operative in merito a ciascuno degli 11 obiettivi tematici, vedremo più avanti, individuati per l'intera Unione Europea. Gli 11 obiettivi tematici sono questi. Allora, tutte le azioni, sulla sinistra vedete la strategia Europa 2020 per la crescita inclusiva, sostenibile e intelligente. Gli 11 obiettivi che si è data l'Unione sono questi che vedete elencati, rispettivamente sulle colonne a destra vedete quali di questi obiettivi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo, quali dagli altri fondi. Quindi, come vedete, abbracciano un po' l'universo mondo, dalla ricerca, l'accesso alle telecomunicazioni, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni, adattamento del cambiamento climatico. Ecco, sono tutti item che comunque chi di voi lavora sicuro, su queste tematiche ci sarà, ci sarà imbattuto 2000, tante volte nei rispettivi documenti di programmazione e nei progetti e programmi attuativi. Per cui questi sono gli obiettivi di questa programmazione. L'attuazione dei programmi. La programmazione, ma non solamente questa, tutte le programmazioni si attuano attraverso dei programmi operativi. Ciascun programma definisce una strategia, definisce le priorità, le modalità di attuazione efficace e coordinata dei fondi, ovviamente è elaborato con le caratteristiche specifiche di ciascun fondo. Per ciascun fondo sono stabiliti degli indicatori e target corrispondenti, espressi in termini di qualitativi o quantitativi. Qui c'è molta attenzione alla valutazione dei risultati. Concentrazione tematica. Onde evitare di perdersi mille rivoli sugli 11 obiettivi tematici, c'è una forte raccomandazione di concentrarsi su propri obiettivi nella redazione dei programmi operativi e nell'attuazione dei programmi. Obiettivi che sono tutti riconducibili dai 5 agli 11 obiettivi tematici. Ogni fondo stabilisce quali sono gli obiettivi da perseguire, dando priorità agli interventi caratteristici per la tipologia di fondo. Condizionalità ex ante, questo è molto importante. La condizionalità ex ante è fondamentale nella gestione, nell'approvazione di un programma. Cioè uno Stato, ad esempio, non può dire io punterò alla creazione di posti di lavoro puntando sull'apprendistato, ma poi andiamo a vedere quello Stato, quelle regioni di quello Stato non hanno delle normative regionali che regolamentino l'apprendistato. Per cui le cose che vengono dichiarate devono comunque presupponere il possesso di alcuni requisiti. Possono essere sia tematiche sia generali, tipo criteri antidiscriminazione, parità di genere, appalti pubblici, ecco, dotati di queste normative generali che comunque garantiscano la corretta attuazione dei fondi. Deve valutare se ogni Stato membro se è in possesso di questi requisiti. In soldoni la Commissione può anche decidere di sospendere in parte del tutto il finanziamento laddove ravvisi che questa condizionalità non sia di fatto in possesso dello Stato membro. Indicatori sono importanti anche questi, sia finanziari relativi alla spesa assegnata, alle operazioni finanziate e il risultato ottenuto attraverso l'utilizzo di questi fondi. Ogni fondo stabilisce un set di indicatori specifici legato alla specificità del fondo. La riserva di efficacia,
c'è un 6% delle risorse dei fondi SIE non viene assegnata, rappresenta una riserva che viene assegnata sulla base della verifica dell'attuazione dei programmi. Nel 2019, a breve, avremo una verifica intermedia e gli stati che hanno, diciamo, che garantiscono la corretta attuazione del programma saranno destinati al 6% di risorse. Se non ce l'hanno, i programmi che non raggiungono questo target sono invitati dalla Commissione a rettificare i propri programmi e le proprie attività e la Commissione può addirittura applicare delle rettifiche finanziarie laddove gli stati non prendono gli adeguati provvedimenti. L'Italia ha 75 programmi, 60 operativi regionali e 15 programmi operativi nazionali. Sono 39 programmi operativi regionali, di cui 36 monofondo, 3 plurifondo, 21 programmi di sviluppo rurale e 15 programmi operativi nazionali, PON. I programmi operativi nazionali sono questi, alcuni cofinanziati dal FESR, altri dall'FSE, altri in maniera congiunta dai due fondi, dal FEAS e del FEAMP. Gli ambiti territoriali di intervento, non tutti i programmi sono, non tutti i territori sono destinatari di questi programmi, tutte le regioni hanno i primi programmi che vedete in azzurro. Le regioni in transizione meno sviluppate hanno 3 programmi, le regioni meno sviluppate hanno il PON infrastrutture e reti, cultura e sviluppo e legalità, sono d'esclusiva destinazione di tali regioni. Io questo lo salterei perché non è altro che visto 2 minuti, sono gli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo e del FES, cosa finanziano, c'è il dettaglio delle spese, quello che vi dicevo prima, investimenti infrastrutturali o immateriali, visto che ho 2 minuti, la gestione dei programmi. La gestione dei programmi fondamentalmente è in capo a 3 soggetti, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e l'autorità di audit. L'autorità di gestione è nominata dall'amministrazione titolare del programma sulla base del parere dell'autorità di audit, ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal programma e del raggiungimento dei risultati attraverso la messa in opera di tutte le misure. Di fatto è il soggetto che gestisce il programma, emana i bandi, presiede tutte le operazioni di attuazione dei fondi. Effettua controlli di primo livello, cioè verifica che le spese dichiarate siano reali, i prodotti e servizi forniti siano conformi alla decisione di approvazione, le domande di rimborso siano corrette, di richiesta di rimborso da parte dei beneficiari siano corrette, le spese siano conformi alle norme comunitarie nazionali, le spese non ricevono un doppio finanziamento, quindi vigilano un po' sulla corretta attuazione e gestione delle risorse. L'autorità di certificazione è nominata dall'amministrazione titolare del programma e sulla base di un parere dell'autorità di audit, che vedremo più avanti, ha la primaria responsabilità di redigere e presentare alla Commissione le dichiarazioni periodiche di spesa che devono provenire da sistemi contabili affidabili, certi, ed essere corredate da documenti giustificativi verificabili. Presenta altresì la dichiarazione dei conti annuali, che deve essere concretata dalla dichiarazione del riepilogo annuale dell'autorità di gestione, del parere del rapporto di controllo dell'autorità di audit, quindi è quella che dice ok, abbiamo speso questo, è stato speso in maniera corretta, quindi certifica le spese. L'autorità di audit invece controlla il sistema dei controlli, ha il compito di vigilare sull'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, redige e ha chiesto una relazione corredata da relativi pareri circa la conformità del sistema di gestione e controlli. Ok, certifico che questa amministrazione ha messo in piedi un efficiente ed efficace sistema di controlli. È individuata in modo da assicurare una netta separazione dalle sue funzioni sia dalla di gestione che di certificazione. Svolge controlli di secondo livello in loco. Controlli che possono sfociare in semplici richiami fino alla rideterminazione o alla revoca parziale o totale del finanziamento. Organismi intermedi. Quando un programma è abbastanza articolato e complesso, l'autorità di gestione può decidere che una fase del programma, un'attività di questo programma venga gestito da un organismo intermedio.
L'esempio classico, ad esempio, il Fondo Città, l'Agenzia Coesione Territoriale, la gestione del programma, organismi intermedi sono le città che attuano i programmi, per cui i compiti, le funzioni, le responsabilità degli organismi intermedi, nonché i loro rapporti con l'autorità di gestione, sono disciplinati da accordi formali, con delle convenzioni. L'autorità di audit ovviamente valuterà se anche l'organismo intermedio dà garanzie in termini di efficiente ed efficace funzionamento del sistema di controlli. Questa è la struttura generale del sistema di controlli: primo livello autorità di gestione, secondo livello da autorità di audit in modo indipendente da controlli di primo livello. Poi c'è anche l'UNODIT della Commissione europea, che sono ulteriori controlli di secondo livello sul rispetto della normativa presentata dalla gestione, la Corte dei Conti europea, e infine c'è anche l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, sui casi in cui si può ravvisare un'attività di frode fraudolenta da parte dei beneficiari. Il Presidio Nazionale di Vigilanza e Coordinamento, vedo Raffaella che mi bacchetta ma giura l'ultima slide, è un organo costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Agenzia per la Coesione, Ministero del Lavoro, tutti i soggetti che vedete lì elencati, e ha la funzione di condividere le decisioni da adottare e la risoluzione di problematiche emerse nel corso dell'implementazione. Io sto andando un po' veloce, ma come potete comprendere, sia per chi ha le prime armi, prevalentemente per loro, il tema è molto complesso, per cui cercare di concentrare in poche slide un tema così complesso non è molto semplice, però penso di avervi dato comunque qualche spunto in più per ragionare e comprendere di cosa parliamo quando parliamo di fondi SIA. Mi Grazie molto taccio, Luigi. vedo il dottor Lasco in Grazie molto attesa. Luigi per la tua presentazione, per averci fornito tutti gli elementi, proprio un'introduzione sulla genesi della programmazione e del quadro della programmazione attuale. Ora passerei la parola al dottor Lasco, a cui rinnovo i nostri ringraziamenti per la disponibilità per partecipare a questo webinar. Ricordo il dottor Lasco, il dirigente dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che accompagna la programmazione di alcune regioni, in particolare di Sicilia, Veneto ed Emilia-Romagna, oltre alle province di Trento e Bolzano. E al dottor Lasco chiediamo quindi, dopo questa panoramica introduttiva di Luigi, una fondo un po' alcune riflessioni sull'andamento dell'implementazione della programmazione, e il dottor Lasco ci fornirà anche qualche elemento in più su ricerca e innovazione, su come assi strategici per l'implementazione delle politiche. Passo la parola al dottor Lasco, che ringrazio. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, diciamo, in primo luogo voglio dichiarare sin dall'inizio che non sono appassionato di graduatorie, per cui quello che mi propongo per la prima fase del mio intervento è un esercizio di valutazione sull'andamento dei programmi un po' più complesso della solita lista della spesa. Il che non vuol dire che noi non controlliamo la lista della spesa, però la lista della spesa la troviamo quotidianamente sui programmi. Vedo che rimbomba l'audio, provo a ridurre un po' il. Allora, in questa logica, l'esercizio che vi propongo che voglio proporre a tutti, è fondamentalmente legato come dire, all'utilizzo dei programmi come strumenti di informazione per le amministrazioni che gestiscono, per chi effettua i controlli, ma soprattutto per i cittadini più o meno tecnici, con competenze più o meno tecniche, che come dire, sono i destinatari finali delle politiche, della politica di coesione e dei fondi di cui il collega precedentemente ci ha raccontato, il collega Palano ci ha raccontato lungamente. Quindi cerco di andare veloce sulla parte che già Palano ha affrontato. Il punto è, se noi guardiamo alla politica di coesione e ai fondi strutturali, non possiamo fare a meno di guardare in questo ciclo di programmazione, ma in prospettiva, anticipo qualcosa anche sul prossimo, a quella che è stata la declinazione dei piani strategici dell'Unione all'interno dei programmi nazionali. L'anima di questa declinazione
è la cosiddetta Smart Specialization Strategy. Se guardiamo, perché la Smart Specialization Strategy è la strategia allegata a ciascun programma, era una delle condizionalità ex ante, era una delle condizionalità ex ante di cui Palano ci ha parlato, per garantire che i fondi, per garantire alla Commissione Europea che i fondi strutturali potessero essere spesi in maniera coerente con gli obiettivi, ma anche in maniera efficiente. Crescita e innovazione sono l'oggetto strategico a cui fa riferimento la Smart Specialization Strategy allegata a ogni programma e al di là dei due obiettivi tematici, l'obiettivo tematico 1 e l'obiettivo tematico 2, che, 3, chiedo scusa, che sono ricondotti alla, in maniera determinante il primo, in maniera prioritaria il terzo, alla Smart Specialization Strategy, in realtà la declinazione strategica, le scelte strategiche presenti in questo documento che accompagna i programmi sono, come dire, informano tutti gli 11 obiettivi tematici. Per cui, se guardiamo ai programmi, ovvero alla gerarchia programmatica, che come vedete nella slide passa, l'ha detto già Palano, accordo di partenariato, programmi operativi, obiettivi tematici, assi e azioni e criteri di selezione delle operazioni a diversi livelli di competenza approvati in diverse fasi del ciclo, la lettura trasversale degli strumenti di programmazione, guardando alla strategia di specializzazione intelligente, ci consente di analizzare lo stato attuazione dei programmi sotto quattro prospettive fondamentali, che hanno a che fare con la capacità delle amministrazioni e dei singoli soggetti di partecipare alla progettazione. Abbiamo da una parte la capacità di dimensionare le opportunità, di decidere a livello di singole amministrazioni, ma a livello di singoli soggetti privati. Penso in primo luogo ai produttori, intesi il sistema della produzione d'impresa e il sistema dei produttori, il mercato del lavoro, le decisioni di investire nella progettazione, la determinazione e l'individuazione di modalità per partecipare, l'ha detto già Palano, la partecipazione è principio fondamentale della programmazione comunitaria e del processo di monitoraggio dell'attuazione. Il codice di partenariato in questo ciclo di programmazione è documento di base che l'Unione ha adottato e ha reso parte della modalità di attuare e monitorare i programmi. Il quarto punto su cui vanno misurata l'attuazione dei programmi è la capacità dei singoli attori, questi che abbiamo rapidamente scorso, di agire sulla policy. Quindi quello che vi propongo è un esercizio un po' diverso dalla lista della spesa, quelli che spendono di più, quelli che spendono di meno. Quella è una misura sintetica importante, la leggiamo stabilmente, ci sono delle fasi e da questo anno in avanti ogni anno ci sarà un controllo, il cosiddetto, per chi di voi lavora sul tema, il nome fa terrore, il cosiddetto N+3 nel passato ciclo di programmazione era l'N+2, è una regola che dice a seconda del ciclo di spesa con cui è declinato la dinamica finanziaria del programma, ed è un elemento di programma, faccio un esempio, la Sicilia alla fine di quest'anno deve spendere risorse per 750 milioni di euro, parlo della Sicilia perché è il programma più grosso, sicuramente più grosso di quelli che gestisco io, vale 4 miliardi e mezzo, quest'anno loro devono certificare spesa per 750 milioni di euro. O quest'anno, l'anno prossimo le dovranno fare 490 e così via ogni anno. Ogni anno il mancato raggiungimento di questi target determina un effetto in termini di disimpegno automatico da parte della Commissione e conseguentemente della quota di cofinanziamento da parte dello Stato membro. Quindi le risorse del programma vengono automaticamente abbattute. Tuttavia, l'ho detto, ma questo percorso, come dire, lo leggeremo dai giornali. E quando sarà fatta la lista, sarà, come si dice, ormai troppo tardi.
un buon presidio dell'attuazione richiede di comprendere in capo a ciascuno la modalità per partecipare al processo di definizione e attuazione dei programmi. Per cui andiamo avanti con l'esercizio. Bene, questa slide ce la saltiamo, Palano l'ha già discussa molto rapidamente, molto più in dettaglio di quanto è il caso di ripetere, 75 programmi e così via. Ecco, volevo entrare un attimo, darvi come dire, un quadro un po' più strutturato. Questi sono gli obiettivi tematici, la slide la potete leggere con più attenzione. Come vedete, la strategia di specializzazione intelligente, che come vi dicevo passa per il primo obiettivo tematico, è fondamentalmente lo strumento di riferimento per determinare il processo di selezione delle operazioni, è l'obiettivo, quindi obiettivo tematico 1 e obiettivo tematico 3, in cui la strategia di specializzazione intelligente è una come dire, priorità, non necessariamente esclusiva, ma è una priorità nel processo di selezione delle operazioni che poi le autorità di gestione, i singoli attori, organismi intermedi e beneficiari generano nell'attuazione. Questi due obiettivi tematici, come vedete, sono importanti. Insieme sono la quota più importante dei programmi, ma vi posso garantire, dalla lettura dei programmi, chi di voi l'ha già fatto o chi di voi avrà la passione di farlo, potrà leggere quanto la strategia di specializzazione intelligente, le singole strategie di specializzazione intelligente, ne abbiamo una per ciascuna regione e una strategia regione e provincia autonoma e una per l'amministrazione centrale dello Stato. Questa strategia informa tutti gli obiettivi. Slide successiva, tema fondamentale. Per monitorare l'attuazione dei programmi e la sua, come dire, la loro correlazione con l'obiettivo strategico declinato nella strategia di specializzazione intelligente, non ci dobbiamo limitare a guardare la spesa, ma abbiamo uno strumento che tra l'altro è aperto, come dire, è aperto nel senso che è consultabile online da chiunque, ma è anche utilizzabile perché rilascia in formato aperto i dati. Io qui ve ne rappresento sinteticamente un esempio. La Commissione europea monitora per ogni paese, per ogni programma, per ogni fondo e per ogni programma, monitora l'andamento degli obiettivi tematici tramite una batteria di indicatori che è adottata a livello comunitario e declinata nell'accordo di partenariato e poi nei singoli programmi. Alle autorità di gestione alimentano stabilmente l'andamento degli indicatori. Una parte di questi fanno riferimento al sistema statistico dei singoli Stati membri, quindi sono registrati, sono eminentemente gli indicatori di impatto delle politiche, sono registrati a livello di sistema statistico nazionale. In Italia c'è il SISTAN, è l'Istat che ne è il protagonista in termini di coordinamento, e ogni Stato membro è così attrezzato. Esistono poi indicatori di input ed output, di realizzazione, quindi attività che vengono svolte per raggiungere i risultati e gli obiettivi delle singole azioni, e indicatori di risultato che materializzano in qualche modo le singole azioni. Questi sono gli strumenti su cui va fatta una valutazione, va costruito un processo di valutazione. Perché Smart Specialization Strategy? Al di là del sito della Commissione che vi facevo vedere nella slide precedente, commissiondata.isi.europa.eu, al di là di questo sito della Commissione, la Commissione fa un altro lavoro di, come dire, riconduzione a unità della molteplicità dei programmi all'interno degli Stati membri. Lo fa utilizzando un modello abbastanza complesso, ma vi dico leggibile in sintesi, che è la comparazione delle strategie di specializzazione intelligente. Voglio entrare un minimo, darvi qualche elemento in più di dettaglio. La strategia di specializzazione intelligente ha declinato all'inizio della fase di programmazione, come dicevo prima, è la definizione di questa strategia ha declinato all'inizio del ciclo di programmazione ambiti
ha declinato ambiti di intervento, non settori, ambiti di intervento di carattere prioritario, quello su cui le regioni hanno concentrato le proprie scelte di allocazione delle risorse dei singoli programmi, così come hanno fatto i programmi dell'amministrazione centrale, in particolare due, il programma ricerca e sviluppo, ricerca gestito dal Ministero dell'Università, della Pubblica Istruzione e della Ricerca, e il programma imprese gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Anche gli altri programmi rispondono in coerenza a questa strategia di specializzazione. Come sono stati scelti gli ambiti di intervento? Sono stati scelti attraverso un processo che la Commissione ha disciplinato e delle apposite linee guida, attraverso un coinvolgimento forte degli stakeholder. La strategia di specializzazione intelligente passa all'interno dei programmi l'obiettivo di dare priorità ai produttori, cioè al mercato del lavoro e al mercato delle imprese, al sistema produttivo, leggendo trasversalmente ai settori le decisioni di investimento di breve termine, quelle in corso, e le decisioni di investimento di medio-lungo periodo da parte del sistema produttivo. Mercato del lavoro governato in ampia parte da un sistema di regolazione pubblico e da scelte di imprese all'interno di questo quadro di regolazione pubblico, mercato della produzione, scelte tecnologiche eminentemente governate da attori privati. Come diceva il collega Palano prima, il FESR realizza eminentemente infrastrutture. Il concetto di infrastruttura realizzata che rimanda al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che è priorità fondamentale in termini di attività del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, non vuol dire realizzazione di opera pubblica. Vuol dire realizzazione di investimenti da parte degli attori portatori di interesse principali nell'obiettivo di dare capitale produttivo al Paese, quindi pubblici e privati. Il FESR in grossa parte in questo ciclo di programmazione finanzia tramite l'obiettivo tematico 1, tramite l'obiettivo tematico 3, ma anche tramite l'obiettivo tematico 2 che è specializzato sulla agenda digitale e attraverso parte degli obiettivi tematici 6, 4, anche aiuti ai produttori, che sono produttori di prodotti di mercato, ma sono al contempo produttori di servizi di natura pubblica. In questo contesto il tema degli aiuti di Stato è tema, altro come insieme all'N+3, altro spauracchio di tutti quelli che lavorano sulla programmazione, il tema degli aiuti di Stato, il tema della remunerazione dei servizi, anche quelli di natura pubblica, venduti tramite mercato, è tema centrale. La strategia di specializzazione intelligente costruisce un modello di governance, individua ciascuna amministrazione titolare di programma, ciascuna amministrazione titolare di policy, individua le proprie priorità anche in termini strutturali. L'implementazione, diciamo, è già accaduta. Vi lascio per memoria questa slide che potete trovare ampiamente discussa e articolata anche sul sito della commissione che vi segnalavo precedentemente. Perché è importante capire come è costruito il processo di implementazione? Perché quest'anno, alla fine del primo anno in cui si misura l'N+3 e alla fine del primo anno di attuazione in cui si misurerà anche il quadro, la capacità di aver raggiunto il quadro di performance, il performance framework. Ve le dico due cose subito dopo, vi do qualche elemento in più su che cos'è questo performance framework. Alla fine di quest'anno e quindi all'inizio del prossimo, dopo la misurazione dei risultati al 31 dicembre 2019, si avvierà un percorso di revisione della strategia di specializzazione intelligente. Quando inizia la scadenza anno per anno sugli obiettivi finanziari, la Commissione ci sollecita, l'ha fatto all'inizio, quando abbiamo negoziato l'accordo di partenariato, e l'ha fatto nei regolamenti che hanno governato questo ciclo di programmazione, ci sollecita
a riflettere su questi risultati per ridefinire gli obiettivi strategici. Questa operazione vi dovrebbe far riflettere su cosa vuol dire valutare. Valutare vuol dire sicuramente misurare le performance in termini di spesa certificata, ma al contempo essere capaci di leggere risultati in termini di successi e insuccessi in maniera tale da evitare il permanere degli errori, laddove questi errori si siano riflettuti in termini di non raggiungimento degli obiettivi. Parlavo prima di riserva di performance, perché la riserva di performance è di riferimento per la performance framework, perché alla fine di quest'anno tutte le amministrazioni tra i programmi sono anche invitate a fare un esercizio. Questo esercizio ha un premio alla fine. Il premio è appunto la cosiddetta riserva di performance, che è stata attribuita ai singoli programmi in sede di programmazione iniziale ed è stata distribuita obiettivo tematico per obiettivo tematico in fase di definizione dei contenuti programmatici programma per programma, ma non è stata resa utilizzabile all'interno di questo percorso di avvio dei programmi, lo startup del primo triennio. Non è stata, perché appunto è stata individuata come premio per il raggiungimento degli obiettivi declinati nel quadro della riserva di performance. Questi obiettivi hanno a riferimento non soltanto target in termini di spesa certificata, hanno anche quello, ma hanno anche target in termini di raggiungimento di risultati di impatto, di input, quindi di realizzazione, e di output, indicatori di risultato. Una batteria di indicatori per ciascun programma individua le modalità di misurazione delle riserve di performance. Ve la voglio dire in maniera... Questo tema è importante anche per leggere quello che sta accadendo sul negoziato per il nuovo ciclo di programmazione. Qual è il tema, rilevante? Non è tanto misurarsi per essere confrontati con altri, ma misurarsi per confrontare la propria capacità di implementazione con gli obiettivi che ci è fissato, a quel che si è fissati a livello di singolo programma. A questo ci invita la Commissione europea nell'esercizio che è in corso di avvio di misurazione dei risultati sulla performance. Mettere assieme gli indicatori di spesa, la capacità di spendere, di mettere risorse sul mercato, insieme alla misurazione della capacità di far convergere queste risorse per il raggiungimento degli obiettivi di impatto e per il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione e risultato. A valle l'allocazione delle risorse, ma noi siamo, lo diceva bene Palano prima, noi siamo e restiamo tuttora tra i primi paesi, non più il primo, siamo il terzo, paese contributore netto. Pertanto non è obiettivo di nessuno, nemmeno della Commissione europea, ridurre la dotazione delle risorse in capo al paese. Gli esercizi di valutazione e di autovalutazione che vengono sollecitati dalla Commissione, le operazioni di disimpegno che potrebbero conseguirne, sono finalizzate a consentire una riflessione in corso di attuazione sugli obiettivi raggiunti, le criticità che si sono individuate e le correzioni che possono essere introdotte in corso d'opera e in questa fase importantissima, lo diceva adeguatamente Palano, lo vedremo più avanti, anche in termini di negoziato sul prossimo ciclo di programmazione. Lo spauracchio del disimpegno va tenuto presente, ma al contempo non deve ridurre l'impatto dell'esercizio sulla qualità dell'implementazione. Quindi quello che noi avremo, torniamo un passo indietro, quello che noi avremo nei prossimi mesi, da qui a marzo o giugno dell'anno prossimo, è un'attività negoziale non solo per l'avvio del nuovo ciclo di programmazione, ma anche per la ridefinizione della strategia di specializzazione intelligente, che è la base fondamentale di ognuno dei 75 programmi oggi in corso d'attuazione.
vi lascio queste slide, vorrei andare un po' più rapido per dedicare un po' più di tempo alla valutazione, a perfezionare l'esercizio di valutazione, a far illustrare l'esercizio di valutazione, ma anche alla riflessione su quello che sta accadendo per il post 2020. Allora, ecco, altro strumento che vi suggerisco di guardare, con cui familiarizzare, quello probabilmente più noto e più diffuso, che è appunto Open Coesione. Anche Palano l'aveva rappresentato nell'esposizione precedente. Open Coesione, per il programma 14-20, mette a disposizione strumenti che erano già disponibili nel 7-13, ma al contempo mette a disposizione questo che è il focus opportunità. Il focus opportunità è importante ovviamente per chi, lavora per candidarsi a partecipare all'attuazione. Parlo fondamentalmente dei potenziali beneficiari finali, in particolare quelli che aspirano a ottenere finanziamenti in termini di aiuto di Stato. Ovviamente anche gli enti locali, che sono destinatari di avvisi per la selezione o di processi di programmazione attuativa da parte delle amministrazioni titolari dei programmi, in particolare le regioni. Questo focus opportunità ovviamente può essere utilizzato per leggere che cosa sta arrivando in termini di bandi, avvisi e processi di selezione delle operazioni, ma al contempo è interessantissimo per andare a ragionare su come si costruiscono, si implementa l'attuazione dei programmi. C'è questa simpatica slide, adesso come in questi anni le visualizzazioni sintetiche vanno sempre di moda. Ecco, questa è a fine 2017 una rappresentazione sintetica del processo attuativo della selezione dei progetti programma per programma. Come vedete, alcuni programmi la fanno da padrone e pesano. Vediamo programmi in peso e competitività, il programma Sicilia FES, il programma della Lombardia, la stessa Campania, il Poni Inclusione. Questa figura rappresentata in questa slide dà in maniera impressive il percorso di visualizza in maniera sintetica il percorso di implementazione. Scorro un po' avanti le slide che vi ritrovate disponibili alla fine di questo percorso. Come vediamo, nel 2017 fine 2017, i dati più aggiornati li trovate tranquillamente su Open Coesione, li trovate sul sito della Commissione. A fine 2017 le procedure di selezione dei progetti si erano attestate intorno al 40%. Quindi a fine 2017 eravamo abbastanza significativamente avanti in termini di procedure avviate, distinte per obiettivi tematici. Li trovate anche distinte con un focus sul mezzogiorno, con il riferimento alle risorse programmate. Il focus sul mezzogiorno è sensato perché la quota più importante di risorse dell'intera politica di coesione è destinata alle regioni del mezzogiorno, che sono classificate per la larga parte tra quelle ex in ritardo di sviluppo, quelle in ritardo di sviluppo, domani vedremo come si chiameranno. Su ricerca e innovazione, cuore della Smart Specialization Strategy, come vedete il percorso di attuazione è stato, di selezione dei progetti, è stato significativamente dominante nell'anno 2017 ed è l'effetto del percorso di attuazione della S3, l'effetto principale. Vedrete dei dati che scorro molto rapidamente e che potete tranquillamente aggiornare e ricostruire da voi stessi attraverso il sito Open Coesione. Questi sono l'andamento dei bandi
su ricerca e innovazione per quanto riguarda l'obiettivo tematico 1, indistinti per tipologia di impatto delle diciamo di contributo, chiedo scusa, più che di impatto, di contributo dei diversi obiettivi tematici al raggiungimento del target strategico definito all'OT1. Quindi, giusto per tornare indietro, anche l'obiettivo tematico 4 contribuisce al processo di ricerca e innovazione, così come contribuisce anche l'obiettivo tematico 10. Questo è un risultato importante perché uno dei colli di bottiglia che in questa fase di ripresa, seppur lenta, del sistema produttivo e al contempo di evoluzione delle traiettorie tecnologiche verso l'introduzione di nuovi paradigmi, quello dell'intelligenza artificiale, il primo tra tutti, super, come dire, pubblicizzato, quello della Internet of Things, è quello dell'industria 4.0, della robotica e intelligenza artificiale integrata ai cicli produttivi, trova, come si dice stabilmente sui giornali, il primo ostacolo all'interno del, come dire, all'interno del processo di conversione e attivazione capacità del capitale umano incorporato nelle persone, nei lavoratori. Bene, quando leggiamo che ricerca e innovazione passa attraverso, significativamente, anche attraverso azioni su istruzione e formazione, tutto ciò ci dà una chiara indicazione che le politiche di coesione sono in grado di agire su uno dei colli di bottiglia con i quali le imprese di dimensione media e grande in primo luogo, ma anche le piccole imprese, si confrontano, che è quello del collo di bottiglia legato alla difficoltà di trovare risorse umane dotate di esperienza oppure nuove, di nuova immissione sul mercato, adeguate alla gestione di processi produttivi governati alle nuove tecnologie. Questo è un, come dire, tipico esercizio. Questa è una slide importante, che richiama anche un po' il tema precedente, la differenziazione che abbiamo fatto tra azioni mission oriented, questo è focalizzato sul mezzogiorno, azioni di future oriented e azioni di carattere sperimentale, vi dà la dimensione di come le politiche dei fondi strutturali, in particolare quelle legate alla strategia di specializzazione intelligente, siano agganciate, quelle di ricerca e innovazione, siano agganciate alla diffusione trasversale di capacità di produrre, di innovare e di contribuire ai processi produttivi che la strategia di specializzazione intelligente europea delle declinazioni fissa come obiettivo principale. L'83,6% degli avvisi è mirato a azioni mission. Scorro sempre rapidamente, vi restano 10 minuti dal timer. Voglio arrivare rapidamente a darvi, come dire, a darvi qualche spunto di riflessione su quello che sta accadendo in questi mesi per il nuovo percorso di definizione della programmazione post-2020. In primo luogo, non è un caso che l'esercizio di cui parlavamo prima sulla valutazione del performance framework e sull'avvio della riprogrammazione della strategia di specializzazione intelligente sia stato pianificato in un periodo coincidente con quello di definizione del nuovo budget. Una prima ragione è legata al fatto che il successo della politica regionale è legato alla sua capacità di incidere non soltanto in termini di omogeneizzazione dei processi di sviluppo dei diversi paesi, ma è anche
ma anche misurato sulla capacità di incidere sull'intera competitività del sistema continentale. Uno dei risultati principali della teoria della crescita, della teoria economica della crescita, è che non c'è crescita se questa crescita non è inclusiva. Non c'è crescita se la crescita non è distribuita omogeneamente per classi sociali, territori, settori e ambiti. Tutto questo è vero, ma è vero anche il contrario. Non può essere costruita una strategia di omogeneizzazione dei tassi di crescita se al contempo i processi di omogeneizzazione non garantiscono la capacità competitiva del sistema. Questo significa che le scelte strategiche vanno coordinate. La selezione degli ambiti e delle tipologie di azione e delle traiettorie tecnologiche su cui investire in termini di innovazione e capacità competitiva deve essere coordinata a livello di sistema paese, di sistema continentale, a livello di amministrazioni regionali, NAS2, a livello di stati membri e a livello di sistema continentale. Non si compete se non c'è coordinamento. Non si compete se non c'è una dimensione sufficiente per competere su scala globale, e la dimensione sufficiente è a livello continentale. Non si compete a livello globale, non si compete su scala continentale, se la competizione tra componenti del sistema continentale è distruttiva. La competizione deve essere resa costruttiva. Questa è l'anima del processo negoziale che si sta avviando in questi mesi. Abbiamo visto una proposta del Consiglio e adesso di budget e adesso una proposta della Commissione. Riprendo, come dire, i colori e un po' i tematismi che trovate su un articolo del Sole 24 Ore ieri, e vi fornisco un primo dato tranquillizzante, perché un tema che è stato in discussione nel passaggio alla proposta del Consiglio alla proposta della Commissione è stato quello del ridimensionamento del budget. Allora, allo stato dell'arte, se andiamo a scorrere questa tabellina, tanto per chi è, come dire, per chi è appassionato di numeri, in questo caso della spesa potenziale, ovvero del finanziamento, vediamo che per a prezzi 2018 il budget destinato alla politica di coesione nella proposta della Commissione è 38 milioni e mezzo di euro. Quindi siamo perfettamente in leggera crescita, perfettamente allineati a tassi di crescita, come dire, adeguati, a 43 miliardi di euro. In termini di prezzi correnti, siamo perfettamente allineati con una crescita che è del 6-7% della dotazione complessiva della dotazione di bilancio comunitario, siamo perfettamente allineati con quello che è accaduto in questo ciclo di programmazione. Non saremo come Paese penalizzati. Partiamo bene nel negoziato. La proposta della Commissione non ci propone una penalizzazione in termini di risorse. Questo è in parte effetto di qualche automatismo, in parte effetto di una buona capacità negoziale e dei risultati intermedi che la politica regionale in Italia sta ottenendo in termini di selezione dei progetti, in termini di qualità e coerenza con le priorità strategiche e auspicabilmente a fine anno anche in termini di certificazione della spesa. Le sei caselline che trovate a fianco della tabella col budget sono i temi di discussione che sono in qualche modo illustrati nell'articolo del Sole 24 Ore. Li guardiamo uno per uno, vi voglio dire, sono temi di discussione. La Commissione ha messo sul piatto la sua proposta, avremo a brevissimo, a cavallo della pausa estiva, il position paper sull'Italia, ne accennava, è già successo nel passato ciclo di programmazione, in cui verrà fuori anche il posizionamento, la posizione negoziale della Commissione su cosa ne pensa della capacità del sistema paese di attuare le politiche di coesione comunitarie e al contempo la capacità del sistema paese di contribuire al processo di crescita continentale.
lo leggeremo nei prossimi mesi, è ancora in fase di elaborazione ed è sufficientemente coperto da segreto, anche se le cose, come dire, la posizione della Commissione su molti aspetti è nota in documenti di altro genere, natura, però, come dire, abbiamo qualche notizia, ma non è il caso di anticiparla, la vedremo veramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Bene, esaminiamo punto per punto i singoli tematismi oggetti di discussione. In primo luogo, come dire, una delle prime cose che si è letto quando si è iniziato a parlare della Commissione di qualche settimana fa, quindi si è letto per chi ha avuto l'opportunità, chi ha l'opportunità e l'interesse a seguire passo per passo, è la riduzione delle priorità. Le priorità passano da 11, gli obiettivi tematici, e oggi se ne passa a 5. Ma come si è fatta molta enfasi, tutto sommato, a mio avviso, è una buona cosa, nel senso che, essendo stato in questo ciclo di programmazione la segmentazione per obiettivi tematici un elemento di articolazione del quadro finanziario dei programmi e delle scelte di attuazione, avere 11 contenitori da cui è difficile, bisogna negoziare ogni volta e avere una decisione delle autorità politica, a livello comunitario, spostare le risorse da un obiettivo tematico all'altro, il fatto di passare da 11 contenitori, da 11 scatolette, a 5 scatolette, va nella direzione di semplificare. Un'Europa più intelligente raggruppa probabilmente, lo leggeremo più avanti, in parte c'è già scritto, più avanti nel percorso negoziale, quello che oggi è l'obiettivo tematico 2, l'obiettivo tematico 1, e l'obiettivo tematico. Quindi, anziché avere questa segmentazione in tre componenti, ne avremo un contenitore soltanto. Sarà più facile passare da una certa tipologia di oggetti attuativi, procedure, processi, scelte di programmazione orientate alla ricerca, a quelle che invece vanno ad accompagnare le imprese. La Commissione ha recepito, voglio dire, in questo quadro, una scelta di semplificazione. Se guardate gli obiettivi tematici successivi, quelli che dovrebbero essere gli obiettivi tematici successivi, le priorità successive, siete in grado di leggere e li confrontate con la struttura degli obiettivi tematici che vi ho presentato parlando prima, siete in grado di ipotizzare, non abbiamo ancora un quadro definitorio chiaro, lo avremo man mano che si negoziano i contenuti regolamentari, in che modo gli 11 obiettivi tematici attuali si travasano in questi 5 nuovi. Sicuramente un primo risultato ottenuto in termini di semplificazione è maggiore possibilità in capo alle autorità di gestione dei singoli Stati membri di articolare le scelte in itinere, senza passare per le lungaggini procedurali del negoziato con la Commissione europea in sede di attuazione. Passaggio numero 2. Regolamento unico, questo è un altro elemento importante nella proposta della Commissione, che, come dire, come in altri contesti, ricordo di qualche anno fa il Corpus Iuris, quindi il tentativo di unificare la normativa penale, il famoso terzo pilastro, della politica comunitaria, anche per una materia core, mainstream nelle politiche, di bilancio dell'Unione, nelle politiche dell'Unione. Anche per le politiche di coesione si va a un documento unico di regolamentazione. Questo consente sicuramente maggiori strategie, come dire, una maggiore semplicità nel coordinamento dell'attuazione. Come avete visto dall'elenco che faceva il collega Palano prima, abbiamo oggi solo tre programmi plurifondo. Domani sarà possibile, sarà più semplice lavorare su programmi plurifondo. Probabilmente ne potremo costruire più di tre. Ci sono altri due elementi che però la Commissione aggancia e che preludono a una gestione
come dire, a una gestione a livello di Commissione europea dei processi attuativi. Da un lato la possibilità di far convergere i fondi verso un fondo di investimento europeo, che sarà, suppongo, ma lo negozieremo, è tema di discussione di negoziato, un fondo a gestione Commissione. Nella proposta questa cosa si legge in maniera molto chiara. E poi l'enfatizzazione del Seal of Excellence. Chi di voi ha lavorato in questi mesi, diciamo in questi ultimi anni, sulla programmazione 14-20, sa che è possibile per le amministrazioni, senza riavviare procedure di selezione, finanziare progetti innovativi. Normalmente sono progetti di ricerca e sviluppo di impresa, progetti, ma non soltanto, progetti innovativi che siano già stati selezionati all'interno di programmi comunitari. E questo appunto il marchio di eccellenza. Tipicamente accade che progetti Horizon 2020 possono essere finanziati direttamente, senza complesse procedure di valutazione, solo per il fatto che la Commissione europea li ha già selezionati. E celerità, ma è anche cessione di discrezionalità nelle scelte. Molto rapidamente. Diciamo, molta semplificazione l'abbiamo già vista. Corpus unico, regolamento unico, 5 obiettivi tematici anziché 11, poi c'è un tema, il Sole lo rappresentava, ma c'è un documento della Commissione che lo rappresenta in maniera sintetica. Scusa, semplificazione. Intanto si torna all'N+2 e non all'N+3. Questa in realtà non è una semplificazione, è una spinta. È una spinta per essere più celeri. Al contempo, la Commissione consente maggiore flessibilità nello spostamento, promette maggiore flessibilità nello spostamento tra priorità di investimento. Quindi non solo passiamo da 11 a 5, ma sarà più facile spostare risorse da una priorità all'altra. Ma poi, soprattutto, ed è la novità che vogliamo capire tutti meglio e che negozieremo, possibilità di gestire in continuità tra cicli le procedure, diciamo, di attuazione, ovvero sia i criteri di selezione, le misure costruite nel programma in fase d'avvio, X o Y, potranno essere in continuità finanziate dal nuovo ciclo di programmazione. Bisogna capire il senso di questa cosa. Ovviamente, per un paese complesso come l'Italia, con una governanza strutturata sul territorio molto ampia, sulla base delle performance che reggeremo nei prossimi anni, come dire, potremo andare più veloci nella fase di avvio, che è stato sempre, anche questa volta, seppur con, come dire, accelerazione in termini di selezione delle procedure, è stato la no, nostra bestia nera, il nostro fase più critica, la nostra fase più critica. Lo startup è sempre molto complesso quando gli attori sono appunto un numero molto grande. Il mio tempo si è esaurito, ma vi chiedo 2 minuti di pazienza, qualche minuto in più di pazienza per concludere. Credo che queste cose siano interessanti per seguire il dibattito che verrà nei prossimi mesi e la stampa che ci sarà in maniera, diciamo, continuativa nelle prossime settimane. In più, minori costi di gestione. Anche questa volta la Commissione promette, insieme alle regole uniche tra i fondi, anche una maggiore enfasi nella semplificazione dei costi, ma soprattutto sui controlli proporzionati. Quindi procedure di controllo dimensionate in funzione della dimensione finanziaria delle risorse che stiamo destinando alle azioni. Tutto questo è materia molto tecnica. Chi di voi segue le attività di controllo o le attività di rendicontazione sa cosa vuol dire costi semplificati. Per un progetto di impresa significa e finanzia, per esempio, il personale di ricerca, significa non dover documentare singolarmente le fatture dei fornitori, ovvero singolarmente le buste paga dei dipendenti. Si può standardizzare, già si può fare oggi. La Commissione promette di poterlo fare in maniera più semplice, possibilmente dimensionata a livello di sistema competitivo di riferimento e non di singolo, come dire, territorio di governance del programma. Una ulteriore, questa è questa nuova slide, un'ulteriore
elemento che è stato introdotto è molto tecnico, riguarda da un lato una rienfatizzazione delle condizioni da ex ante, si farà molto più lavoro di quanto si è già fatto questa volta per individuare le condizionalità che devono essere soddisfatte dagli Stati membri. Su questo noi consideriamo l'esercizio che abbiamo svolto una sola condizionalità in Italia. Abbiamo questo esercizio che è stato svolto, lo riteniamo efficace, importante, è stata la base per cui oggi possiamo vantare un livello di capacità di selezione dei progetti importante. E le nostre regioni più performanti sono tra le prime, parlo dell'Emilia Romagna, per dirvi una, la solita Emilia Romagna, la prima, oggi è la seconda o la terza regione a seconda degli indicatori, in Europa in termini di performance di attuazione. Bene, gli esercizi sulla condizione ex ante ritengo siano buoni esercizi, capiamo come la Commissione, negozieremo la modalità in cui la Commissione li vuole implementare per il prossimo ciclo di programmazione, e questa enfasi è importante, gradita. Bisogna lavorare sulle riforme, sulle riforme strutturali. L'altro tema, appunto, molto, ancora molto più tecnico, riguarda l'allineamento al semestre europeo, alla dinamica del semestre europeo, quindi agli indicatori macroeconomici, della contabilizzazione dei risultati di avanzamento dei programmi. Questo maggiore allineamento dovrebbe determinare un travaso semiautomatico da, come dire, coordinare con la flessibilità tra gli indicatori che arrivano dalle valutazioni macroeconomiche sull'andamento dei sistemi e della capacità competitiva alla possibilità di riprogrammare e implementare i programmi dei fondi strutturali. Quindi maggiore connessione tra la strategia macroeconomica dell'Unione e l'implementazione tramite i programmi. Un segnale importante di centralità della politica di coesione all'interno della strategia di tenuta della competitività continentale. Forte enfasi sul tessuto urbano, condividiamo, l'Italia è stata, con il PONMETRO, è stato paese che ha voluto già sperimentare in questo ciclo di programmazione una forte enfasi dedicata alle città come centro polo di innovazione e come polo di sperimentazione di policy. Importante la cooperazione tra le città, l'abbiamo promossa, noi abbiamo un programma che vede complesso, con difficoltà implementative importanti, stiamo imparando dalle lezioni che solo la pratica dà, anche la cooperazione tra le città, che è un altro obiettivo che la Commissione individua come cruciale, e la stiamo sperimentando in termini di governance delle procedure attuative, ma al contempo anche di sperimentazione condivisa di processi, di progetti emblematici o innovativi. Maggiore enfasi anche al dimensionamento locale della gestione e alla scelta di modalità di governance più vicine e più coinvolgenti nei confronti dei cittadini. Penso al ruolo del privato sociale e delle associazioni dei portatori di interesse molto attivi in ambito urbano, che potrebbero essere più fortemente condivise, coinvolte nel percorso di decisione programmatica, così come anche nei percorsi implementativi, quindi soggetti titolari di risorse per garantire qualità della governance. Punto importante su cui vado molto veloce perché è tema estremamente tecnico, ma noi non abbiamo tra l'altro ancora notizie se non di carattere generale, verrà rivisto il criterio di riparto. Fondamentalmente tra le regioni, tra i territori, tra le tipologie di territori verranno probabilmente ridefinite le tipologie di territori, ma oltre all'indicatore classico del prodotto interno lordo pro capite, ci sarà una maggiore enfatizzazione nel metodo di calcolo per individuare le percentuali da distribuire tra territori. Quindi all'interno di ogni singolo Stato membro, tra regioni in ritardo di sviluppo, regioni
sviluppate, così come oggi, o regioni in transizione, così come oggi sono classificate, ma probabilmente verrà rivista anche questo schema di classificazione, quindi verranno inserite oltre al sistema classe con ponderazioni più significative anche diciamo, elementi che dovrebbero incidere, dovrebbero rappresentare la disoccupazione giovanile, i livelli di formazione sia giovanile, sia diciamo, per i primi ingressi sul mercato del lavoro, che la disoccupazione, che il livello di education degli occupati, cambiamento climatico, integrazione dei migranti, molto importante, argomento di dibattito, tanto grande quanto quello relativo alla distribuzione dei carichi organizzativi all'interno del processo attuativo delle politiche di coesione, e ovviamente l'indicatore, anch'esso già fortemente ponderato in questo ciclo di programmazione, del tasso di disoccupazione. Ok, ecco l'ultima slide, ci tengo a dirlo perché è un tema, poi vi taccio. Capacità amministrativa, anzi assistenza tecnica. Assistenza tecnica è un tema molto, molto dibattuto, sicuramente ci sarà maggiore rigore, molta più enfasi sul rafforzamento della capacità amministrativa, questa è posizione fortemente condivisa, noi abbiamo un programma che dall'assistenza tecnica è passato a occuparsi di capacitazione, lo gestiamo insieme alla giustizia e alla funzione pubblica, e il PON Governance. Un'erogazione di risorse agganciate al raggiungimento dei target, vogliamo capire, non abbiamo ancora elementi per capire come si definiscono i target, ma ci va bene il processo per cui le risorse vengono erogate quando i risultati in termini di capacitazione dell'amministrazione sono ottenuti. E in ultima analisi, non maggiore restrizione. C'è un no secco della Commissione, ma ci possiamo, c'è margine per ragionarci, non a rimborsi di costi già sostenuti dalle amministrazioni per fare processi di innovazione. Ovviamente questo elemento è da capire nel momento in cui si va ad abbinare a le risorse fluiscono quando si raggiungono i target. In qualche modo o si amplia le anticipazioni che i fondi garantiscono, oppure bisogna avere la possibilità di alimentare i processi di innovazione amministrativa con risorse ordinarie delle politiche a sostegno dell'innovazione dell'amministrazione. Bene, vi ho dato, spero, un quadro molto veloce ma anche esaustivo. Assolutamente sì, dottor Blasco, la ringraziamo tantissimo, abbiamo sforato ma era inevitabile dato la rilevanza e l'interesse del tema, la ringraziamo come prima non solo per la disponibilità ma a questo punto anche per l'elevatissimo profilo del suo contributo, come peraltro hanno confermato molti dei partecipanti, quindi grazie sentitamente. Io ricordo solamente prima di ripassare un attimo la parola a Luigi, ricordo semplicemente di nuovo che sarà disponibile da domani la registrazione del webinar per coloro che hanno potuto aderire alla piattaforma solo con un po' di ritardo. Ricordo anche che da domani potrete scaricare gli attestati di partecipazione previa compilazione del consueto questionario di gradimento del webinar. Ringrazio ovviamente anche Luigi per la parte introduttiva che ha curato. Non so se Luigi vuole aggiungere qualcosa. Ritardo. Io ringrazio il dottor Lasco perché in maniera così chiara ci ha esposto un po' anche... Ci ha fornito delle preziosissime suggestioni ed elementi di riflessione, soprattutto legati al prossimo periodo. Grazie della sfida. No, assolutamente ha accolto, siamo stati telepatici, ha accolto perfettamente le aspettative, insomma il contributo che gli chiedevamo andava proprio su questo, con questo taglio. Quindi grazie infinite per il suo contributo e permettetemi last but not least di ringraziare i colleghi dell'area innovazione digitale, senza il cui prezioso supporto queste attività di informazione online non sarebbero possibili. Okay. Grazie e alla prossima occasione che realisticamente sarà da metà luglio in poi, ma ripeto vi informeremo prontamente attraverso i nostri canali. Grazie ancora al dottor Lasco e all'Agenzia per la coesione territoriale. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci.